allora sono particolarmente contento di vedere una sala piena in ogni ordine di posto per questo appuntamento molto interessante e organizzato insieme da Italia Medievale, dall'editoriale IHBook e da Archeobook, che è la libreria del Museo Archeologico, che è rappresentata da Edoardo Quadrelli all'entrata, perché oggi presentiamo un volume davvero speciale, così come è speciale anche il prezzo che oggi è riservato a chi desidererà acquistarlo. Un volume ricchissimo di informazioni, di storia, di immagini, di iconografia, di arte, di bibliografia, davvero un volume eccezionale sull'ordine cistercense, sulla sua architettura, sulla sua storia. Un volume curato da Roberto Cassanelli e Terry Kimball, e a parlarci di questo libro e più in generale di che cosa è stato l'ordine cistercense in generale, ma anche e soprattutto per il nostro paese, posso dirlo, tre pezzi da 90, perché davvero è un parterre ricchissimo e qualificatissimo. Ve li presento, abbiamo il professor Nicolangelo D'Acunto, ordinario di storia medievale all'Università Cattolica di Milano, la professoressa Maria Antonietta Crippa, ordinaria di storia dell'architettura al Politecnico di Milano, e Don Claudio Stercal, ordinario di teologia all'Università Cattolica di Milano. Quindi non potevamo offrirvi meglio di quello che voi avrete modo di ascoltare. Io non rubo altro tempo, vista la densità dell'argomento, e vi auguro una buona prosecuzione. Buonasera a tutti. Innanzitutto grazie per essere qui. Sono lietissimo che una associazione sia intitolata e si occupi dell'Italia medievale. È un segnale confortante, naturalmente, così come confortante la vostra presenza qui, di cui vi ringrazio. Lo dico perché gli studiosi alle volte hanno la sensazione, noi abbiamo la sensazione, di fare cose di cui non importa a nessuno. E non è una sensazione gradevole. La vostra presenza qui testimonia invece, forse a qualcuno interessano queste cose e che a qualcosa servano, come noi riteniamo. Allora, innanzitutto, io non ho portato nessuna immagine a sostegno di questa mia conversazione cistercense. L'ho fatto apposta perché, come si impara proprio da questo libro, i cistercensi hanno un rapporto difficile con le immagini. Anzi, c'è proprio una allergia programmatica alle immagini. E allora, io per rispetto a questa tradizione cistercense di allergia all'immagine, e direi come forma di fedeltà al dettato bernardiano, voglio parlare soltanto. Perché? Perché l'arte cistercense ci rivela proprio questa matrice profonda, spesso smentita, ma a cui si vuole sempre ritornare, e cioè l'idea, tutta elaborata da Bernardo di Chiaravalle, e cioè siamo all'inizio del XII secolo per intenderci, che l'idea che l'immagine rischia di distrarci dal contemplare l'oggetto, mentre le parole ci aiutano, le parole scritte in particolare nel caso di Bernardo, ma anche le parole predicate, le parole pregate, le parole meditate, aiutano a interiorizzare più dell'immagine. Questa è una prima provocazione per il mondo contemporaneo, se vogliamo, che ci proviene da un libro come questo. Perché questa provocazione? Perché provoca una delle tante aporie, delle tante dicotomie, delle tante apparenti contraddizioni che sono tipiche della storia cistercense. Da una parte, appunto, questa matrice anti-iconica, almeno in teoria, e poi perennemente smentita, dall'altra parte invece la consapevolezza di vivere in un'epoca nella quale l'immagine è decisiva.
E quest'epoca è il XII, il XIII secolo, in cui le forme di comunicazione si arricchiscono perché la Chiesa si apre a una società nuova, più complessa, e che ha bisogno della multimedialità, come ne ha la nostra società bisogno. Questa è la prima contraddizione che si scorge in questo bellissimo libro, che invece di immagini ne ha molte e bellissime. È un libro che mia madre non lo ha letto, l'ha visto soltanto sulla scrivania e lo ha sfogliato così, e sapete che cosa mi ha detto? Ma che bello! E questo è una bella recensione. Ma che bello! Perché detto di un libro d'arte e di storia, credo sia il miglior giudizio che si possa sperare. Che bello! Quindi questo è un bel libro, ed è un libro bello. Bel libro perché i temi che tocca sono decisivi per capire la storia di questo ordine religioso che ha un suo ruolo peculiare nella storia dell'Occidente, e non soltanto nella storia religiosa dell'Occidente, come proverò a dimostrarvi. Questo libro testimonia e insieme raccoglie i risultati di una grande stagione di studi cistercensi. Gli studi sui cistercensi sono forse i più vivaci, insieme con quelli su Cluny, quindi sul monachesimo cluniacense, che è leggermente anteriore sul piano cronologico, come ben sapete. Vi dicevo, sono i più sviluppati a livello mondiale questi studi sui cistercensi. Addirittura è stata fondata una rivista, laddove invece vengono ormai soppresse molte riviste cartacee, che si chiama Cistercium e che raccoglie i contributi dei migliori studiosi al mondo, anglosassoni in massima parte, ma anche qualcuno dell'Europa continentale, proprio su questa particolare declinazione della vita monastica, quella appunto cistercense. Quali sono le novità rispetto alla tradizione di questa nuova, di queste nuove tendenze degli studi sui cistercensi che noi vediamo testimoniati anche da questo libro? Primo, i cistercensi costruiscono, come cercherò di dimostrarvi, un modo nuovo di vivere la vita religiosa. C'è qualcosa di assolutamente innovativo, e non soltanto la vita religiosa, un modo di vivere le istituzioni che è assolutamente nuovo e che precede anche le istituzioni cosiddette politiche, che poi invece si adatteranno a questo modello. Il tutto si svolge all'insegna della uniformità. L'ideale cistercense è l'uniformità. Allora, nel corso dei secoli la storiografia ha molto insistito, anche quella sull'architettura, sulle forme d'arte in generale, sulla ricerca degli elementi di uniformità, cioè ci si chiedeva, ma allora questo tentativo di creare strutture uniformi si è poi davvero realizzato? Questa era la grande domanda. E quindi si insisteva molto sulla ricerca di questi fattori di uniformità. Oggi invece il punto di vista è molto più ricco, perché si cerca di declinare questo tema dell'uniformità attraverso l'ibridazione con i contesti locali. Un autore, D'Emilio, mi pare, del nostro libro, usa un'espressione felicissima per farci capire come funziona il mondo cistercense. Cioè, parla di uniformità, certamente sì, ma attraverso l'appropriazione selettiva di soluzioni locali. Io voglio dire sostanzialmente una cosa, se riesco.
che potrebbe stare sotto questo titolo, forse un po' ambizioso, forse anche da formulare diversamente, non so se neanche formulabile, ma i motivi del successo cistercense. Perché i cistercensi nel XII secolo hanno avuto successo? Si potrebbe dire, forse come altre forme religiose nella storia del cristianesimo hanno avuto successo in epoche diverse, si può uscire anche dal cristianesimo, come a volte forme di vita, teorie, esperienze hanno successo in alcuni momenti della storia dell'umanità. Io lo dico per i cistercensi, l'ho scritto anche da qualche parte, quindi provo a ripeterlo. A mio parere i cistercensi ebbero successo nel XII secolo perché furono nel loro secolo geniali. A me non dispiace la categoria di genialità per esprimere anche il successo di un'esperienza di forma di vita religiosa. Dando la genialità, non forse il concetto ottocentesco di genio e sregolatezza, quanto piuttosto una proposta più semplice di genio. Risposte convincenti a domande pertinenti. A mio parere è un elemento della genialità di ogni tempo chi, dopo essersi posto per lungo tempo domande pertinenti, i problemi della propria vita, può stare per i cistercensi i problemi del confronto con altre forme di vita, i problemi del loro tempo, ma insomma per chi, avendo avuto la pazienza per lungo tempo di proporsi le questioni della sua vita, del suo contesto culturale, sociale, ecclesiale, se è intelligente ad un certo punto e si applica molto, ad un certo punto riesce a trovare delle risposte convincenti. Quando questo capita, a mio parere è il genio che riesce facilmente a convincere altri e a rendere in qualche modo plausibile, facile la teoria che propone o la forma di vita che propone di vita. È il periodo più fecondo e più prezioso delle domande. Abbiamo poca documentazione, però dalla documentazione che abbiamo cito solo questi tre episodi che fanno capire la serietà con la quale si ponevano le domande sulla loro vita. Per esempio, ad un certo punto ebbero l'esigenza di produrre dei libri liturgici, come si diceva prima, per esempio il testo della Bibbia. Pochi, 12, poveri, nel centro della Francia, in mezzo ai boschi, raccolgono dai monasteri vicini i testi della Bibbia in latino che hanno a disposizione per copiarli. Copiandoli, si accorgono che ci sono delle formule diverse nel libro dei Re, in alcuni libri in particolare del Testamento, versioni diverse. Cosa fanno? Anziché accontentarsi, vanno a Troyes da dei rabbini che conoscevano la lingua romanza e l'ebraico, per essere aiutati da loro a capire quale traduzione latina fosse la più fedele all'originale. All'inizio del XII secolo, quando le università non esistevano ancora e la ricostruzione critica del testo della Bibbia era ancora lontana da venire. Voglio dire quindi, se investono risorse, direi non solo per far pregare i monaci, ma investono risorse per ricostruire il testo autentico della versione latina, o la versione latina più vicina all'originale della Bibbia, certamente sono monaci che hanno il senso della ricerca, della domanda, della verità. Si potrebbero aggiungere altri due episodi. Per studiare il canto gregoriano, pur essendo 12, mandarono due monaci a Milano, il canto ambrosiano, il rito ambrosiano, il canto ambrosiano, mandarono due monaci a Milano nella convinzione che a Milano ci fosse la forma più autentica del rito ambrosiano. E ne mandarono due a Metz, che era la sede, a loro giudizio, del canto gregoriano. Beh, voglio dire, 12 monaci che hanno diffuso i loro monaci nelle sedi più autorevoli dell'Europa per costituire una forma di vita religiosa, forse anche nella liturgia e nei libri liturgici, affidabile. Poi non sappiamo molto altro. Ma già da questi tre elementi direi che erano certamente monaci che non tralasciavano le domande. Questa mi pare una delle garanzie del successo di ogni esperienza. Anche il più umile, il più grande peccatore, anche chi parte da zero può arrivare certamente al vertice della vita personale e della vita cristiana. Progressione rappresentata abbastanza bene, a mio parere, da questa teoria di quattro gradi dell'amore, che è semplice da enunciare. Quattro gradi. Il primo: amare se stesso per se stesso. È l'amore egoista, come dice San Bernardo.
Interessante che l'esperienza cristiana parta dall'amore di sé, dall'amore secondo natura, dall'amore carnale. Questo è certamente un pregio dei cistercensi medievali, cioè la capacità di indicare come punto di partenza qualunque punto dell'esperienza. Non c'è nessun timore a partire anche dal punto più basso. L'importante è che sia autentico. Secondo grado, amare Dio per sé. Quindi con ancora un pizzico di egoismo. Sperimentando nella vita cistercense, nella vita cristiana, che Dio ci fa del bene, dice San Bernardo, un po' per volta si comincia ad amare non solo se stessi, ma Dio perché ci fa del bene. Quindi l'amore di Dio, o se anche dell'altro, per sé. Terzo grado, l'amore di Dio per Dio. Con progressione, San Bernardo lo mostra, sperimentando che Dio è buono perché mi soccorre, un po' per volta comincio a volere bene a Dio in sé, non solo per il bene che mi fa, ma perché Dio è buono in sé. E quindi il terzo grado, che suppone le esperienze precedenti, è cominciare ad amare Dio in se stesso, che nella tradizione cristiana, anche post-medievale, è spesso presentato come il grado più alto. Mi verrebbe da chiedere cosa c'è per noi di più alto che amare Dio per Dio. Ma non per i cistercensi medievali, dove il quarto grado dell'amore è amare se stessi per Dio. Cosa vuol dire? Vuol dire interpretarsi all'interno di una relazione personale. Perché non sono contenti del semplice amore di Dio per Dio? Perché lascia troppo fuori la loro esperienza, la loro persona. Invece l'ideale che hanno è quello di una relazione nella quale Dio è amato pienamente, ma anche io sono in comunione con Dio. Anzi, paradossalmente è difficile che Dio sia poter amare Dio senza amare se stesso, se io per primo sono amato da Dio. Non a caso il capolavoro di San Bernardo, l'opera alla quale dedica gran parte della sua vita, è il commento al Cantico dei Cantici, dove il modello dell'amore sponsale, l'amore dell'uno per l'altro, è anche il modello dell'amore per Dio di ogni credente. Devo dire innanzitutto che io mi occupo soprattutto di architettura del XX secolo, in certe fasi, anche grazie al rapporto con la casa editrice che mi ha sollecitato a contribuire, a collaborare su vari periodi, mi sono trovata ad occupare, a studiare la fase iniziale tardo antico, paleocristiana, il momento del Rinascimento, cioè il momento cistercense, quello benedettino, eccetera, cioè dei momenti di storia che proprio per la mia formazione, per l'attività, perché mi occupo del XX secolo sia di storia dell'architettura che di restauro, proprio per la mia attività ho sempre vissuto in un paragone col contemporaneo molto forte. E devo dire che l'architettura e la storia cistercense, i suoi passaggi anche di momenti faticosi nel corso dei secoli, Thomas Merton dice che sono bruttissimi i monasteri in cui lui ha vissuto, grandi, freddi, cioè non è stata tutta una produzione magnifica, quindi ci sono stati anche momenti di grossa difficoltà, però la produzione cistercense è quella che fa riflettere di più sul senso di continuità delle tradizioni anche in forme artistiche, e cerco di spiegarmi. Intanto c'è una nozione in cui la nostra cultura si dibatte tra internazionalità e culture locali, che è importante, e nei cistercensi questo problema è stato già detto prima, quindi il concetto di ibridazione è fondamentale, e anche la storiografia di architettura del XX secolo sta cercando di capire se questa ibridazione c'è stata. Lo stupore, quello che suscita meraviglia dell'architettura cistercense tra il XII e il XIII secolo è una diffusione che è un'esplosione. Non è una diffusione graduale, esplode e si dice con un modello edilizio specifico,
che poi naturalmente si media con le culture, ma il modello ha una forza di presenza ripetuta, come se facesse parte, per usare il termine che è stato detto prima, dell'istituzione, come se l'architettura, Luis Cano, un architetto contemporaneo, dice che l'architettura è istituzione, quindi c'è qualcosa di profondo che viene messo in moto in questo processo. Quindi attraverso, cioè esplode, ma esplode in una forma di ripetizione di un modello. Recentemente il professor Paolucci, che tutti conosciamo, dice: ma come mai la storia delle chiese moderne non ha ancora messo a punto un modello? Si potrebbe discutere all'infinito su questo argomento, però il tema del modello è un tema importante, perché indica una dinamica di chiamiamola, voglio usare i termini stati usati qui per farmi capire, di comprensione dei problemi di un certo momento, di risposta con una forma che io posso ripetere uniformemente, ma adattandola alle più diverse situazioni. Quindi una forma che mantiene in sé stabilità e che consente nello stesso tempo flessibilità, cioè vitale. Oltre ai modelli, ma ce ne sono parecchi, che sono uno nostro nel Piemonte a Pratinella, dove viene preso un villaggio abbandonato, viene trasformato, ma in modo che il piccolo chiostro si riproponga, la chiesa viene fatta ex novo, l'architetto, per intenderci, è un uomo, è aiutato con consulenze anche di Doreglia e di Gabetti. Ma l'idea resta, è ancora più forte questa idea cistercense del XII e XIII secolo, cioè nel primo monastero cistercense in area ceca, che viene realizzato da un architetto inglese, i monaci di francesi hanno tra di loro, due monaci ciechi che chiedono loro di fondare questo monastero, che poi ha vinto un premio Frate Sole qualche anno fa, la chiesa, che è una chiesa molto bella, e viene realizzato in vicino un'area della Boemia questo monastero, che ha proprio il piano bernardino, per intenderci, poi il chiostro è chiuso con vetri perché lì è molto freddo, ma il piano bernardino c'è tutto, con una chiesa con pochissime figurazioni, una piccola croce, una statua preziosa, ma poche come quelle che si vedono nei monasteri cistercensi. Quindi questo architetto Poson era un architetto, perché è evidente, minimalista, e se qualcuno vuole guardare su internet c'è anche tutta la sua testimonianza del grande interesse che è stato per lui costruire questo edificio, a cui hanno collaborato come costruttori anche i monaci, hanno lavorato come muratori.